Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, da quando San Giovanni Paolo II, vedendo una richiesta fatta a suo tempo da nostro Signore Gesù Cristo e la sua santa serva Faustina Kowalska, una santa suora polacca nata nel 1905 e morta nel 1938, a 33 anni come nostro Signore, da quando questo Papa istituì in questa domenica, appunto su richiesta del Signore, domenica che è l'ottava di Pasqua, la festa della Divina Misericordia, questa infatti si chiama la Domenica in Albis o della Divina Misericordia, proprio secondo le indicazioni del nuovo Messale, e da quando Gesù ha fatto questo e il Papa ha ratificato questa richiesta del Signore, incorre per tutti noi sacerdoti, perché l'ha detto il Signore stesso, grave dovere di parlare in questa domenica alle anime del grande mistero della misericordia di Dio, con particolare riferimento al sacramento che è ordinato a far scendere le anime, nelle anime la Divina Misericordia. Capite di che sacramento stiamo parlando? Quale sacramento serve a farci scendere nell'anima la misericordia di Dio? La confessione o penitenza? Sarà un caso, amici miei, avete sentito bene il Vangelo, no? Il Vangelo ci narra quello che è successo la sera di Pasqua, la prima apparizione agli apostoli, e poi non c'era San Tommaso, 8 giorni dopo, tutti lo conosciamo la storia, no? Qual è la prima cosa che Gesù risorto dice di fare agli apostoli? La prima, detto questo, pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Dopodiché soffia su di loro, che cosa gli dice? Ricevete lo Spirito Santo. E poi? A coloro a cui perdonerete i peccati. Attenzione che gli uomini non possono perdonare i peccati, eh? Voi sapete, imparate a catechismo, chi offende il peccato? Offende Dio o offende un altro uomo? Chi è il soggetto offeso dal peccato? È Dio. Quindi solo Dio può rimettere i peccati. Per questo che gli effonde lo Spirito Santo. Cioè, il Signore conferisce agli apostoli un potere divino. Non è il loro. Loro sono ministri di questo. Ma una volta che gliel'ha conferito, l'ha scelto lui, a quelli a cui voi perdonerete,
saranno perdonati, e a quelli a cui non perdonerete non saranno perdonati. Domanda: io sarei tentato di mettermi seduto e di terminare qua la predica, molto tentato. Che vogliamo fare? Secondo voi, chi non si confessa o non si confessa bene ottiene il perdono dei peccati? Che gli racconta il nostro Signore quando va dall'altra parte? Ah no, ma io mi sono confessato con te, guarda, che devono dire cose mie a un prete, quello magari è peggio di me. Il nostro Signore dice con il dovuto rispetto ti risponderà, ma siccome comando io, se io ho deciso di dare questo potere agli apostoli, tu per ottenere il perdono dei peccati, siccome mi devi obbedire, devi andare dagli apostoli. Clarus? Quindi non è che ci stanno possibilità. Allora, se vi raccontassi com'è andata la Settimana Santa quest'anno, chi c'ha i capelli gli si addrizzerebbero, perché guardate, io sono prete da quasi 18 anni. Il sacramento della confessione l'ho trovato che stava già ridotto male, adesso sta ancora peggio, perché le persone che si confessano continuano esponenzialmente a diminuire, e non è solo un problema mio, magari fosse solo un problema mio. Io ho parlato con confratelli che stanno in parrocchie di 15.000 abitanti, che dice tutta la Settimana Santa, a Pasqua, cribbio, massimo 100 persone si sono confessate. Capite 100 su 15.000 qual è la percentuale? Se fossero state 150 su 15.000, ci arrivate, no? Sarebbe stato l'1%. Esatto, capite che significa? Ma voi sapete che fare il precetto pasquale è un dovere grave da parte, cioè non si può non fare, capite? Allora, questo sacramento è il sacramento forse più in crisi di tutti. Negli anni 50, pensate, perché ormai questa è una parabola che è cominciata ormai una settantina d'anni fa, negli anni 50 Papa Pio XII scriveva: il guaio più grande che sta succedendo in Europa è la perdita del senso del peccato, cioè che cosa mi devo confessare? Che peccati ho fatto? Ho ammazzato qualcuno? No. Poi però che l'aborto sia legalizzato e che ci siano 70 milioni di morti l'anno innocenti fa niente, insomma. Ho rubato? No. E allora che devo fare? Che mi devo confessare? Questo è cominciato da lontano. Oggi, amici e amiche carissime, vengono compiuti da non pochi battezzati peccati gravissimi, senza la minima coscienza, non gli passa neanche per la preanticamera del cervello che sono peccati. Quindi non solo che non gli passa per l'anticamera del cervello che sono peccati molto gravi, ma nemmeno che sono peccati, d'accordo? C'è il progresso, i tempi sono cambiati. Capite? Guardate che questo è entrato anche in certi ambienti ecclesiali, che c'è anche qualcuno che lo pensa, che la Chiesa deve aprirsi, deve adeguarsi ai tempi, adesso deve cominciare ad aprire anche a nuove realtà, perché i tempi sono cambiati, vogliamo stare ancora presso alle credenze arcaiche. Il problema, figlioli miei cari, è che per la nostra fede, se una cosa era peccato ieri, è peccato anche oggi, Se una volta quando entravi in chiesa, dato che sta arrivando l'estate, provate a entrare ai tempi di Padre Pio in chiesa con le braccia leggermente scoperte. Date a farlo a San Giovanni Rotondo e fate che incontrate Padre Pio e guardate quello che succede. Ma non è che adesso le cose sono cambiate, è la stessa cosa, capite? Soltanto che magari c'è un pochino più di tolleranza e quindi uno pensa che questa cosa sia diventata lecita, ma non lo è. Allora, per molti la confessione è diventata un sacramento inutile. Che mi devo confessare? Questo è uno dei problemi. Ce n'è qualcun altro, brevemente ne accenno a qualcun altro. Molti che vanno a confessarsi di questi tempi, anzi, quei pochi che vanno, molti di quei pochi che vanno, non celebrano alcun sacramento e non di rado, vi assicuro, mettono in difficoltà il sacerdote che dopo la confessione dice: io ma questo lo dovrei assolvere. Da cosa? Dopo ha detto: ma con peccato. Perché la confessione spesso diventa una chiacchierata, una condivisione di problemi e di sofferenze. Oh, per carità, un sacerdote queste cose le fa molto volentieri. Un sacerdote ascolta, ha sempre il cuore aperto. Se ti vuoi andare a sfogare da un sacerdote, andate, venite, tutto il giorno, non c'è nessun problema, capite? Ma un conto è ascoltare dei problemi o uno sfogo di un cuore
oppresso da tante cose, va bene, ma la confessione è un'altra cosa, non è uno sfogo, non è nemmeno, capite, una chiacchierata di situazioni personali, un colloquio finalizzato alla richiesta di un consiglio, o addirittura qualche volta una specie di seduta psicologica dove uno cerca di fare un pochino di chiarezza su alcune dinamiche interiori, tutte cose che si possono fare, anzi è bene farle, ma in un'altra sede, non nella sede del sacramento. Il sacramento non serve a questo, il sacramento serve ad accusarsi umilmente dei peccati di cui si è preso coscienza dopo un esame, in vista della ricezione del perdono da parte di Dio attraverso il suo ministro. A questo serve la confessione. Quando esce fuori qualche peccato, spesso a mezza bocca, in maniera vaga, approssimativa, a volte proprio palesemente incompleta, anche qui grande imbarazzo poi da parte di chi deve amministrare il sacramento, no? A volte si percepisce, dice, ma questo sarà pentito, magari qualcuno te ne dice qualcuna grossa, ma questo sarà pentito, avrà capito questa cosa è peccato, anche su cose molto molto serie, no? Pensate che oggi quanto i fedeli hanno smarrito il senso della messa domenicale, cioè c'è gente che a messa la domenica non ci va più, non ci va mai. Poi capita una volta a messa, a un funerale o qualcosa, tranquilli a fare la comunione, cioè non si può fare. Mancare alla messa domenicale non è come a Pasqua ho mangiato un pochetto di uovo di più, ho fatto il peccatuccio di gola. Mancare alla messa non è così, è una cosa grave. Non lo dice Don Leonardo, lo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, ma prima del Catechismo della Chiesa Cattolica lo dice il Terzo Comandamento, ricorda di santificare le feste. Cioè, capito? Non è una sciocchezza. Quindi c'è il pentimento anche di queste cose quando ci sono questi problemi. Poi ci sono alcuni problemi, adesso facciamo par condicio, perché poi mi arrivano le mail dei penitenti, cominciano a dire, qualcuno mi viene a dire, voglio confessarmi, non trovo mai un'anima, cioè non c'è un sacerdote disponibile, non si trova nessuno che vuole ascoltarmi una confessione, oppure qualcuno mi ascolta e mi dice, però sbrigati che non c'ho tempo, oppure qualcuno mi ascolta e mi fa di lato di dolore, oppure qualcuno non mi ha dato la penitenza, che faccio Don Leonardo, non mi ha dato la penitenza, che faccio, la faccio da sola, non faccio per niente. Questi sono i problemi, non so se a voi, però vi dico, tutte queste cose che sto raccontando sono emersioni di vita reale proprio dalle condivisioni pastorali che abbiamo anche tra noi e che si riscontrano tra i fedeli. La penitenza, sapete che l'itinerario penitenziale attuale è simbolico. Se andaste a studiare le penitenze che davano nel primo millennio, io quando l'ho studiato mi sono sentito male. Perché le penitenze che si davano un tempo, poi prima che facevi un altro peccato mortale ci pensavi 50 volte, perché te la facevano ricordare, capito? Prima di rifarlo, siccome ti hanno confessato dopo quello dei becchi un'altra volta, ci pensavi 500 volte, però tra questo rigore e niente, capite che ci passa un pochettino di differenza. Allora, questo sacramento è importantissimo perché oggi spesso si sente dire misericordia, 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 una parola con cui ci si sciacqua la bocca e a volte viene travisata, perché che sarebbe sta misericordia? Allora Dio sembrerebbe un bonaccione, capito? Uno che, ma sì, qualunque cosa fai, t'ho già perdonato prima ancora che la fai, senza manco bisogno che me lo dici, senza bisogno, manco bisogno che mi riconosci che è peccato e senza manco bisogno che mi chiedi perdono. Qualunque cosa fai, ti perdono comunque, fa niente. Guardate che io sto caricando adesso, ma nel pensiero comune c'è questa cosa, ma non è così, capite? Cioè, Dio perdona qualunque peccato a chi lo confessa e a chi è pentito. Pentito vuol dire ne prova dolore e per quanto sta in lui è fermamente risoluto a non farlo più. Se non si fa funzionare questo sacramento, domanda che vanno insegnate al Catechismo, che ci hanno insegnato pure a me, che è venuto a fare Gesù Cristo sulla terra? In due parole, Gesù Cristo sulla terra, che cosa è venuto a fare? A rimetterci i peccati, perché se non ci vengono rimessi i peccati, in paradiso non ci andiamo, amici miei, eh? E se non andiamo in paradiso, falliamo l'obiettivo per cui siamo stati creati. Ogni volta che io consacro, che cosa dico? Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per che cosa? Per la remissione dei peccati. Ma ce l'avremo qualche peccato da farci rimettere? Oppure no?
perché se non abbiamo nessun peccato, e concludo, San Giovanni dice nelle sue lettere, se diciamo che non abbiamo peccato, dice, ma io non ho fatto nessun peccato, sai cosa stai dicendo? Pensa, è San Giovanni che scrive queste parole, se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di lui un bugiardo, cioè Gesù Cristo è bugiardo, perché lui viene a fare quella morte che ha fatto, adesso siamo nel tempo di Pasqua, stiamo contemplando la risurrezione, ma prima della risurrezione c'è la sofferenza e la morte, per la remissione dei peccati, e tu dici, io non ho niente da fare, perdonare. Facevi meglio a stare nel paradiso da dove sei sceso, che ci sei venuto a fare? Capite che il senso è questo. E se si rende vana la misericordia di Dio, ci si auto-esclude dalla possibilità di essere salvati. Capite quanto è importante l'interiorizzazione di queste cose? Chiediamo alla Madonna, la Madre di Misericordia, che ha tanto a cuore la salvezza eterna dei suoi figli, ecco, che possa intercedere presso l'Altissimo, perché nella Chiesa si doveva insegnare anzitutto che cos'è questo sacramento e quanto è importante. I sacerdoti siano generosi nell'amministrarlo con scienza e coscienza e i fedeli lo ricomincino a frequentare, incontrando in esso, sì, con gioia, l'abbraccio dell'infinita misericordia divina e la remissione di ogni loro peccato. Siano lodati Gesù e Maria.